Lorenzo Sabatini, coordinatore del progetto Sistema Bibliotecario Carcerario Regionale e attualmente da ben 12 anni anche bibliotecario esterno presso la struttura della Casa Circondariale di Pesaro. Cosa facciamo? Facciamo quello che fa una normalissima biblioteca all'esterno. Cerchiamo di riprodurre esattamente le stesse opportunità, le stesse occasioni, le stesse attività che una biblioteca pubblica potrebbe proporre al suo pubblico e ai suoi utenti, lo cerchiamo di portare anche in un sistema di detenzione. In particolare in questi ultimi tempi ci stiamo concentrando su un'attività che noi crediamo assolutamente doverosa, che è quella della familiarità attraverso il libro, ovvero creare quelle condizioni perché genitori detenuti, uomini e donne, possano avere attraverso il libro delle opportunità di rapporti con i loro figli. Quindi non solo in occasione di quelli che possono essere gli incontri di visita, ma anche per avere un'opportunità in più al momento che torneranno in libertà e quindi riacquisteranno le loro possibilità di rapporto con i propri figli, o anche durante il periodo di detenzione per avere qualche idea in più per poter fare una telefonata, scrivere una lettera, semplicemente raccontare una storia ai loro figli che sono così distanti. È una cosa che ci hanno chiesto loro, facendoci capire proprio l'importanza di quello che è il benessere psicofisico della persona detenuta che passa attraverso anche la cura dei propri affetti. E quindi noi ce ne siamo fatti carico e oggi abbiamo per questo portato un'attività di lettura ad alta voce rivolta a tutti i bambini presenti, proprio per iniziare a trasmettere questa nuova opportunità, questa volontà di partecipazione attraverso il servizio biblioteca e di ampliamento quindi dei servizi in un'ottica ben precisa. Buonasera, sono Alberto Ramundo, faccio parte dell'associazione L'Officina, è un'associazione Ollus. Noi facciamo laboratori di scrittura e laboratori di poesia nel carcere di Villa Fastigi, anche in altri carceri delle Marche. Consiste nel cercare di stimolare la poesia che ognuno di noi abbiamo dentro. Creiamo gruppi di detenuti e detenute, questa è una cosa importante, riusciamo a farlo sia maschile e femminile insieme, è una cosa molto importante perché i dialoghi sono diversi e le persone hanno un confronto come ci si confronta fuori dal carcere. Alla fine di ogni esperienza, di ogni laboratorio, riusciamo a pubblicare un libro che viene sempre presentato e viene anche poi da noi dell'associazione L'Officina portato in giro anche nelle scuole o nelle librerie, proprio per continuare a parlare di carcere e portare avanti la parola, la poesia delle persone che sono detenute e che non hanno molte volte possibilità di farlo. I risultati è un grande stimolo per i ragazzi. Adesso ricominceremo in breve a un altro laboratorio quest'anno. I risultati è che loro sono stimolati, persone che non hanno mai scritto. C'è un ragazzo che uscirà fra poco e pubblicherà un libro perché lui non aveva mai scritto, ha trovato questa vena, ma i risultati sono stati anche altri. C'è stato nell'arco di questi anni ci sono stati diversi risultati, ne dico uno su tutti velocemente: una ragazza si tagliava. Allora noi abbiamo parlato con lei, abbiamo cominciato il laboratorio con lei e abbiamo detto: quando ti viene, perché lei aveva un grande dolore, per smorzare quel dolore si tagliava per sentirne un altro. E allora gli abbiamo detto: prendi una penna con un foglio. Da quel giorno, sono 2 anni, non si è più tagliata e lei pure sta scrivendo un libro. Ecco, non è tanto per il libro, ma per quello che lei è riuscita a fare di se stessa. Questo è uno dei tanti risultati. Grazie.